Siamo con Manuele Barison, uno dei volti nuovi di questo Atletico Racconigi 2020-2021. Tu sei un attaccante con ben 313 gol messi a segno nei campionati regionali. Tu sei mai giocato tra eccellenza e promozione, ed è la prima volta che scendi in prima categoria. Cosa ti ha spinto? Motivaci questa scelta e cosa ti ha spinto ad accettare la chiamata dell'Atletico Racconigi? Ma la cosa che mi ha spinto di più è stato il progetto che ha questa società negli anni a venire, compreso quest'anno. E diciamo che sia dal presidente che dal direttore sportivo un pochettino mi hanno un po' affascinato, no? Da quello che hanno intenzione di fare sia a livello di prima squadra che a livello proprio giovanile. Infatti sono arrivati anche a spingersi a fare il Milan Academy, che è una cosa importante soprattutto a livello dilettantistico. E per quello che riguarda la prima squadra hanno attrezzato una squadra importante, cosa non da tutti, perché comunque non è facile in questi periodi qua. Invece qui ho trovato tutto quello che speravo di trovare e speriamo di poter vincere questo campionato, soprattutto di far bene, che la società è contenta degli investimenti fatti, più che altro. Allora, tu hai calpestato campi importanti, hai indossato sicuramente delle maglie altrettanto importanti. Che bagaglio di esperienza puoi portare a questi tuoi nuovi compagni di squadra? Ma io spero sempre di portare i gol per poter vincere le partite, che sono quelli il mio cavallo di battaglia, diciamo. Però la cosa più importante è sempre che la squadra vinca, che ottenga questa benedetta promozione. Penso che la cosa più importante sia quella. Anche a livello umano spero di portare un po' di esperienza, soprattutto per i più giovani, e spero comunque di ripagare la fiducia che mi hanno dato, perché questo è molto importante. Allora, che campionato di prima categoria può essere secondo te? Lo so, è la prima volta che lo giochi, però che campionato ti aspetti? La cosa che non che mi fa pensare, però la cosa un pochettino che mi lascia lì è che comunque siamo una squadra, diciamo, che ha fatto più mercato, e quindi sarà la squadra che tutti aspetteranno la domenica, e quindi sarà intelligente, dovremmo mettere noi sul campo l'intelligenza e la bravura per poter vincere tutte le partite, perché giustamente le squadre che si devono salvare ti aspettano e dovremmo essere bravi noi a vincere le partite e dimostrare di essere superiori sul campo. Tra l'altro ritrovi anche qui all'Atletico Racconigi dei compagni di squadra che erano già stati tuoi compagni in passato. Certo, quello sono molto contento di ritrovare sempre ogni anno dei compagni precedenti, che comunque anche condividiamo dei vecchi ricordi belli, e soprattutto, sai, lavorare insieme con persone che già conosci anche calcisticamente in campo, comunque ti conoscono e magari ti possono dare quel qualcosina in più. Tra l'altro sono suonate tutte le campane di Racconigi, così ci hanno accompagnato l'intervista. E, obiettivi tuoi personali, ok, quelli di squadra sono quelli di vincere, provare a vincere il campionato, però tuoi personali, ma dove vuoi spingerti? Io personalmente no, non sono una persona, però ti dico, io spero di fare dei gol che possano permettere alla squadra di vincere la partita, però ti ripeto, la cosa più importante è noi è vincere il campionato, poi io passo in secondo piano, non ho ambizioni personali, ho soltanto ambizioni per la società e basta. Lo chiedo anche a te, perché lo stiamo un po' chiedendo ai tuoi colleghi giocatori, tanti mister, alle varie società: come ritrovare il pallone, ritrovare il campo dopo questi tanti mesi di una situazione sicuramente anomala e brutta, ecco. Assolutamente, no, è una cosa bellissima, ti dico la verità, anche alla mia età ho riapprezzato un pochettino il campo come se fosse il primo giorno di calcio da bambino. È bellissimo, è anche dura, perché a livello atletico comunque è difficile riprendere il ritmo, però ritornare in campo è la cosa più bella, che anche perché è lo sport più bello che c'è, quindi non c'è nulla imparagonabile. Infatti il primo giorno che sono arrivato sembravo felice come un bambino il primo giorno di calcio. È stato bellissimo, infatti. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao.